ritardo poco, 4 piena lunga, 40 di 5, 2 tempi, secondo gira, 30 a 5 tieni, 40 ritardo molto, no, di 4 scorri, lascia. Sicuramente sono un ragazzo che mette cuore e anima in quello che fa. Sono Andrea Cognola, due volte campione italiano rally e quest'anno corso con il team FPF appoggiato a Citroen Racing. La passione per le auto è nata sin da quando sono nato praticamente, perché sono cresciuto in mezzo ai motori. Mio papà correva a livello amatoriale, si faceva la macchina in casa perché non aveva molto budget, quindi essendo cresciuto a pane e motori, letteralmente parlando, mi sono appassionato a questo bellissimo mondo. Mio papà mi mise sulle sue gambe e iniziò a guidare. Io cercai di guidare insieme a lui e fu una bellissima emozione. Ho iniziato nel parcheggio di un distributore, poi sono andato in pista, ho fatto subito la prima gara, è stato amore a prima vista. Ho corso fino ai 17 anni con i kart, poi sono passato alle macchine un po' per scherzo perché preferivo correre in pista e da lì l'adrenalina che mi ha dato mi ha fulminato e è stato poi un'escalation dei risultati. Adrenalinico, è comunque uno sport un po' più, diciamo, istintivo. Il pilota riesce ancora a fare un po' di differenza rispetto a quello che è in mezzo. Comunque c'è una grossa preparazione dietro alle gare. Alcune gare le abbiamo già disputate, comunque un po' di conoscenza del percorso l'abbiamo, però è ovvio che quando si vuole vincere cerchiamo di spingere al limite, e spingere al limite su strade che si percorrono tutti i giorni, dove non si hanno vie di fuga, rende tutto più complicato. Se si vuole vincere, cioè il livello così tanto alto nel campionato italiano, dove bisogna delle volte appunto fare dei piccoli salti mortali. Fondamentale avere un ottimo rapporto con il copilota. Io e Pietro, per esempio, ci siamo conosciuti nel 2013, si passa molto tempo assieme, è un po' come avere una moglie senza alcuni benefit, diciamo. Passando 3, 4 giorni, 5 giorni assieme, bisogna avere anche un rapporto poi d'amicizia che va oltre la gara. E in gara, siccome c'è questo bel rapporto, quando il copilota deve bacchettarmi un po', è giusto che lo faccia, sapendo che io non me la prendo, per comunque arrivare al risultato che entra vogliamo. 50, specchio sacrifica di 4, meno corta, 15 anticipa, tornante sinistro, leva. Avere carattere e essere calmi nei momenti in cui bisogna essere calmi, però spronare anche nei momenti in cui magari io sto un po', tra virgolette, esagerando. Vincitori assoluti del campionato italiano rally 2022 da una parte, Andrea Cognola dall'altra, Pietro Ometto! Vivere in mezzo alle montagne è sicuramente stato un bel cambiamento per me, ero abituato a vivere comunque sia in città, però negli anni i miei impegni sono moltiplicati e quindi quando torno qui a casa sicuramente mangio bene, perché la mia compagna fa da mangiare molto bene, devo ringraziarla ogni volta. Sicuramente posso staccare la spina, mi vado a fare comunque delle passeggiate, vado a correre, vado in bicicletta, dunque è importante per resettare e trovare la concentrazione per poi l'impegno successivo.
sicuramente una delle mie passioni più grandi è quella di mangiare. Il cibo mi piace tanto, mi piace di più mangiare che cucinare ovviamente, però qualche piatto su cui posso difendermi. Un'altra cosa che mi piace parecchio è leggere, perché mi dà modo di rilassarmi e comunque non pensare a tutto quello che devo fare ogni giorno. Rally per me riesce a farmi esprimere, riesce a farmi vivere delle emozioni. Sono una persona abbastanza, diciamo, fredda, non sono uno che fa vedere il proprio stato d'animo. Non riuscirei ad immaginarmi una vita senza quello che è la competizione, ecco. Più vinci e più vuoi vincere, perché quello che provi a fine gara, quando comunque arrivi al tuo obiettivo, o a fine anno quando vinci i campionati, è qualcosa che non riesco a ritrovare in nessun'altra cosa nella vita. Vivo proprio per questo, questo è quello che mi spinge ogni volta, ogni anno, ogni gara, ogni prova speciale a dare il massimo.